Ferrari di BMS Italia, mentre qua stiamo rivedendo le fasi salienti di questa gara 1 con un Mappelli che scattava in pole position, riusciva a mantenere la prima posizione, subito un problema per la Ferrari di Ombra Racing che era costretta al ritiro, e mentre qui vediamo la Ferrari guidata da Gian Maria che ha avuto una buona partenza ma poi si è dovuta accontentare a fine gara della quarta posizione. E questo invece è la GT Cup di Antonelli, la Porsche di Antonelli Motorsport, che è partita davanti a tutte le altre pari categoria e ha condotto una gara in testa dall'inizio fino a pochi metri dalla termine, quando è stata superata dall'altra Porsche GT Cup che abbiamo visto sfilare davanti alla Lamborghini di El Pato, che in questa circostanza andava a mettere la macchina di traverso in mezzo alla pista. Questo è il sorpasso di Balzana su sull'Audi di Mappelli, che perdeva così la prima posizione dopo aver riscontrato i primi problemi tecnici alla sua vettura. Un Balzana che andava a condurre la gara con sicurezza fino al cambio di pilota. A quel punto saliva il suo compagno di equipaggio Benucci, un po' più lento, decisamente più lento rispetto a lui. Le cose cambiavano. Qui intanto era Pier Guidi che cominciava la sua straordinaria rimonta che lo avrebbe portato in seconda posizione. Andava a guadagnare il secondo gradino il secondo gradino del podio, proprio ai danni di Benucci che, come si diceva, avendo ereditato la